siamo almeno a livello 200 oggi. Livello 100. Ma che fa? Tossici, ma che abbiamo iniziato il video. Mi sono strozzata, scusa. Livello 146, vi rendete conto? Chi è il campione di top 4? Chi è? Io, perché io e la mia cuginetta Giulia avevamo fatto 100 livelli, poi sei arrivato tu e insieme ne abbiamo fatti 46. Ma ora dobbiamo arrivare a 200. Ninne, matti alla conquista di top 4 su YouTube. Allora, qui eravamo bloccati. Giusto, ci eravamo fermati. Allora, qui c'è praticamente... Aspetta, non è che devo cambiare canale. Cosa devo disegnare qui? Spiegami. Non lo so, cosa. Però lui è molto arrabbiato. Ma non è che magari vuole avere un... non lo so, tipo... Non so cosa devo fare. Così no, ma... Ho capito, sì, un attimo. No, ti aspetta, perché io... Tu cosa, Ninna? Io? Eh? Ho cercato un suggerimento su YouTube, guarda. No, dai, non ci credo. Sì, guarda. Su YouTube ti fa vedere cosa devi fare. La sedia a dondolo, ma se io la faccio non viene. Ma Ninna, tu hai utilizzato i trucchi. Ah, ecco. Ma no. Da si possono fare queste cose, Ninna. Abbiamo barato su top 4. Io non ho barato. Ho legalmente controllato che il disegno fosse giusto. Va bene, facciamo finta di niente. Falsacchiotti, voi non avete visto nulla. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale perché Ninna e Mattis Games deve arrivare a 100.000 mi piace. No, iscritti, che mi piace. 100.000 iscritti, non siamo ancora a 100.000 iscritti. Dobbiamo arrivare a 100.000. Vabbè, arriviamo anche a 100.000 mi piace. Però guarda, qua si è accesa la tua idea. Una lampadina. Ok. Che idea hai? L'idea è quella di... No, niente, non ce l'hai perché sei stupidotto. Ma vediamo. L'avevi già completato il livello. Sì. Vabbè, poi deve... Una finestra, io pensavo la terra. Anche io in realtà. Dai, la nostra strada per il livello 200 è sempre più vicina. Guarda, coccolini, che amore infinito. Ho completato questo livello, è stato facilissimo. Ho disegnato il sole, perfetto. Poi ora la matita, la gomma. Beh sì, effettivamente gli manca la gomma, eccola. Ok, perfetto, sto facendo tutto io comunque. Ho capito, non mi fai giocare. Forse devi farlo più lungo, è una mega pistola d'acqua. Pium. Andiamo avanti. Oh, questo lo so io, guarda. Vieni. Questo l'ho visto alle sale giochi. Praticamente è un guantone gigante. Tu devi... Pium, lo devi colpire e fare il record del mondo. Sta cadendo, corri. Salviamo la signora con un paracadu. Sì, ce l'ho fatta. Comunque ho notato che le mie doti di disegno sono proprio le più schifose che esistano in tutto il mondo. Sì, non sei proprio capace. Cosa manca qui, scusami? Una palla? Una palla da calcio? No. Una porta? No. Manca... Cioè, è vuoto questo disegno. Aiuto? Te lo dico io. Non provare a cercare la risposta su internet. No, fai così. Aspetta. No, sono un genio. Meno male. Solo perché conosci il calcio. Meno male che ogni tanto ho visto delle partite di calcio e mi sono ricordato che lì c'è una linea che divide il campo a metà. Questo signore credo abbia bisogno di qualcosa. Si chiama Giuseppe, ha bisogno del bastone. Vedi? Giuseppino, ti aiutiamo noi. Giuseppino, tranquillo. Guarda, poverino, questo non l'avevo già fatto. Quanto vorrei mangiare un biscotto del genere. Guarda. Oh, che carino. Il gattino deve arrivare al pesciolino. Ma che carino il gattino, che carino. Oh, è arrabbiatissimo, perché? Forse ha bisogno di un'altra macchia sull'occhio. Ma perché un panda dovrebbe essere felice con due macchie e dovrebbe essere triste con una? Perché sennò è un panda rotto. Ah, è un panda rotto. Ok, adesso ho capito. Oh, guarda, dobbiamo... Easy. Ho fatto caso in realtà, scusa. Facilissimo, facilerrimo. Oh, questo cavalluccio rosso sta piangendo. Io lo so perché. Io non lo so, gli manca il corpo. È un unicorno. Sì. Mamma mia, non me ne ero accorto. Perché wow. Sennò senza corno era un unicorno rotto. Hai mai visto un orologio che non mostra l'ora? Eccolo. No, non l'ho mai visto. Ma cosa dovrei fare? Tipo un cerchio? Eccolo qui. Mamma mia, stiamo andando velocissimi, Sì, anzi, troppo veloci. Ora prendiamoci una pausa. Ok. Ok, perfetto, okay, possiamo cominciare. Sì. Facciamo la finestra. Oh, è facilissimo, è tutto troppo facile. Sì, per noi è troppo facile. Un alieno? C'è un alieno in questa casa. Ok, skippa. Andiamo avanti.
Tu hai bisogno di una sfera per prevedere il futuro. Sì, ok, ma mentre tu fai questi disegnini inutili, bruttissimi, io sai cosa faccio? Una cosa divertente. Cioè? Spacchetto un pacchetto di figurine di Ninna e Matti. Ma dove l'hai trovato? Ce l'avevo in tasca. No, no, aspetta, questo è il pacchetto che mi hai rubato ieri. Ieri ho comprato 3 pacchetti di figurine. No, me le hai regalate, amico. Ma li avevo appoggiati sul tavolo perché li dovevo aprire. Sì, ma sono miei, Matti, non smettila. C'è il cornetto d'oro? No, non c'è il cornetto d'oro. Wow, ma quello sono io e quelli siamo noi a Dubai in vacanza, che bello. Comunque, se trovate il cornetto d'oro, taggateci su Instagram, perché almeno faremo una merenda tutti insieme. Sarà la merenda più bella del mondo. Avete pochissimo tempo per trovarlo, perché ne sono stati trovati già 3, capite? 3 persone faranno la merenda con noi e anche con altri ospiti speciali che non vi possiamo dire. Però, ecco, beh, i pacchetti sono pochi, quindi datevi una mossa. Sai che ti dico? Ora attacco una figurina. No, aspetta un secondo, chiudi quell'album di figurine, perché qui abbiamo un problema, Ninna. Sì? Sono bloccato a livello 165. Oh. Non capisco cosa manca. Manca la catena. Non sono un grande esperto di biciclette. No, infatti, questo invece è un fidget spinner. Anche io ce l'ho, solo che è nascosto da qualche parte nel cassetto. Sì, infatti. Sono passati di moda i fidget spinner. Questa è una pipa. Una pipa, pipa, E invece lei vorrebbe dei capelli? Beh, ma questa è palesemente una parrucca da signora vecchia, ma che schifo. Sì, è un po'... Matti? Ok. È facilissimo! Comunque i labirinti sono divertentissimi. Sì, sì. Adesso però è il momento della... Ninna Challenge! Devi superare il prossimo livello da bendata. Buona fortuna. Ma come faccio? Non lo so, disegna cose a caso, ma se ce la fai diventi una cam... Fatto? Guarda. Sono brava, sono forte, sono la più brava del mondo. Cioè, hai avuto una fortuna che non hai idea. Lo sai cosa hai fatto? Cosa? Delle linee a caso? E ti ha dato il livello completato! Ma è ovvio, ma perché io sono brava? No. Rifacciamo. Non ci posso credere, dai, non è giusto però. Ok, secondo me... Mi dispiace, Ninna, questa volta hai fallito. Ma cosa dovresti... Ecco, ce l'hai fa. Vabbè, ma hai spiato, Replay, voglio il replay al rallentatore. No, ho spiato, ho legalmente guardato se il disegno fosse giusto. Di nuovo, te lo devo dire tutte le volte. Io guarda ti qua, arresterei. Guarda qua. Io ti arresterei proprio. Questa laccia non esca. Ma non sei capace, Ninna. Guarda, devi fare così. Ah, ma io che ne so. Io sono un grande allacciatore di scarpe. Sì, sì. Sono io. Guarda qui. Ma hai mai visto un elefante che vola? No. Ma perché dovrebbe volare un elefante? Vabbè, non lo so. Ci stiamo avvicinando a livello 200, cosa stai facendo? Cos'è questo coso, Ninna? Questo è un elettrocardiogrammologo del cuore. Serve per vedere i battiti del cuore, ma cioè io non lo so, non sono una dottoressa. Comunque tocca a te, perché io so, mi sto sto faticando troppo. Ok, a me è venuta un'idea. Sì. Se non riusciamo a completare questo livello in 3 colpi, okay, tu strappi il cornetto d'oro. No. Sì. No. Cornetto, fai vedere il cornetto d'oro? No. Sì. Io non lo strappo, Va bene. Allora abbiamo 3 possibilità, ragioniamo okay. Bene. Allora, secondo me manca tipo un rettangolo qui. Olè! Il cornetto d'oro! È salvo! Così io posso fare la merenda con Ninna. Matti, mi sta antipatico. Ma non puoi fare la merenda con te stessa, tu. Vabbè, comunque qui manca questa parte del cesto. Dobbiamo velocizzarci, stiamo perdendo troppo tempo, secondo me. Oh, Matti, ma è difficile questo gioco delle volte. Tranne questa volta. Sto andando in una velocità incredibile con una Ferrari. Questa signora... Le manca il telefono, guarda. Ah no, io pensavo che mancasse un dito. Ha 4 dita, io pensavo che dovevo aggiungere il dito. Ragazzi, vediamo. Vedete che Matti non è capace? Vabbè, è stata solo una coincidenza. Vabbè, questo è facilissimo. Gli dobbiamo mettere la candela perché almeno riesce a vedere. Sì. E poi questa è una gru. Gancio. Perché non si attacca? Boh, forse devo fare così. Questo è difficile. Che dobbiamo fare? È un livello difficile. Forse devo fare... Non so cosa devo fare. Aspetta.
aspetta, aspetta, ti aiuto. Allora, vediamo, ragioniamo. Questa è una gru, quindi dobbiamo fare... Ma tu sei una carpentiera. Non so come ha fatto, non me lo chiedere. Vabbè, adesso però, visto che le cose si stanno facendo interessanti, ho bisogno dei miei occhiali da pro. E gli occhiali che mi fanno diventare un campione. Queste sono le maracas, tu sai come fanno. La cucaraccia. Ok, andiamo avanti. Ma come fai a giocare a biliardo senza la stecca da biliardo? Io non sono capace nemmeno con la stecca, sinceramente. Posso confermare, una volta fatto volare una pallina giù dal tavolo? Ma non voglio avere la madre. Perché è triste? Perché gli hai rubato il cornetto d'oro? Ah, ecco, immaginavo. Oh, non me li far vedere questi, Toglili! Ma che cosa devo fare? Toglili! Non ho capito! Io ho la fobia per i serpenti! Guarda, ti prego! Che schifo! No, ora c'è il calzino puzzolente, quindi lui lo voglio. Aspetta! Mi stai dicendo che... Quindi se i miei piedi puzzano, i serpenti non mi mordono? No. Oh sì! Schifo! Ti devi lavare! Dai! Per pulire i miei piedi puzzolenti! Modo per scacciare i serpenti. Ti metto a posto la gamba adesso. Ecco qua. Tutto bene, Nina? No, che schifo. Vediamo che cosa serve qua. Secondo me ancora un po' d'acqua. Forse vino. Questo è un po' strano. Forse devi spruzzare. Tipo acqua. Voilà. Piu. Oh no, manca qualcosa. Cosa manca? L'etichetta. Oh, non mi dire che ci siamo bloccati a livello 185. No, guarda. Stai facendo cose a caso, Nino. Non ci credo. Non è possibile che tu fai le cose Ma sono brava. Sono una disegnatrice nata. Dammi qua. Stai giocando solamente tu. Vai. Oh, aspettate, c'è un segnale in corso. Batman. E che cosa fa questo ladro? Sì. Come si fanno? Sì. Oh, hanno funzionato! E cosa fa una sirena con un sommergibile? Si tuffa? No, secondo me... No, non lo so, ma è difficilissimo, secondo me devi alzare... Basta. Io ve lo giuro, faccio tutto a caso eppure indovino sempre. Questa signora ha bisogno di capelli, molto facile. Sì. Oh, ne mancano 10! Ok, 190. Vai, corri! Palla! Sì. Un disco? No, okay. Va bene. Medaglia? La medaglia, sì, per forza. Voilà. Vedi? Anche la maglietta della Nike. Wow, bellissima. Sì. E lui... Vai, devi fare il percorso. Bravo, vichingo. Ora, il kebab. Kebabaro. 194, Nina, manca sempre meno. Ok, tocca a me però. Lui credo che abbia bisogno di pulirsi i piedi. Quindi puliamo i piedi. Hai fatto un'altra cosa a caso! Ma dovevi fargli le scarpe, hai pulito i piedi! Sì, funziona così, Matti, perché io ho la mano talmente precisa che quando disegno cose a caso comunque va bene. Non ci posso credere, è fuori di testa questa cosa. Ah, la linea devo fare? Wow, mamma mia, ci siamo, Nina, ne mancano 4! L'orecchietto da coniglietto. Ma esistono i coniglietti rosa? Vabbè, adesso questi ultimi 3 livelli però li voglio fare io. No, li faccio io. No, io. Io. Ok, allora sasso, carta, forbice. Ok. Sasso, carta, forbice. Li faccio io. No, la rivincita. Sasso, carta, forbice. Ah, ho vinto io. No, io lo taglio, vedi? Sì, che tagli il mio sasso. Dai, Matti, no. Io e faccio gli ultimi livelli. Gli ultimi livellozzi, ozzi, gorozzi. Vai, vediamo. Forse c'è bisogno di una porta qui. Sì. Indovinato. Livello 198, lui ha bisogno di una capanna. Indovinato. Livello 199, Matti, il grande momento è arrivato. Matti, ma quello è un ragno? Dov'è? No, Nina, ma non è un ragno, è una macchia sul muro. Ma sei proprio una falsa chiotta. Hai completato il livello? Siamo al 200! Ma quello è il livello che dovevo completare io. Dai, non piangere, Matti. Ma
No, non mi dire che ci siamo bloccati a livello 200. No, lo dobbiamo fare, aspetta. Non finisce questo video fino a quando completiamo il livello 200, Fino a quando non completiamo. Aspetta. No, no, non puoi. Questa è la mia tecnica. Basta usare questa tecnica così a Aspetta. Oh, no, ci siamo bloccati di nuovo. Lo sapevo io che ti sarei. Dai, Matti, non disperarti. Ora ce la facciamo, aspetta. Forse manca... Cosa manca in un treno? Dai, non possiamo bloccarci qui, Ninna. Questo è il livello più difficile del mondo, penso. Livello 200? Lo sapevo che ci avrebbero fregato così. Senti, fallo tu, io mi sono stancata. Insomma, ho fatto tutto io oggi. Vediamo, magari devo fare così. No, forse devo fare così. Forse devo fare così. No, no, Ninna, sono bloccato, aiuto. Continua, io mi sto un attimo riposando. Va bene, riposati. Sì, l'ho fatto! Dovevi solo collegare le due parti, solo due. Io stavo cercando. Stavi cercando di nuovo i trucchi? No, vabbè, non ci posso credere. Dopo questa io mi fermo. Cliccate sui video che sono comparsi in questo momento. E noi ci vediamo nel prossimo, cliccate ciao! Cliccate nei video, ciao! Che cosa deve tenere in mano un cavaliere per sconfiggere un drago prima che lo mangi? Te lo dico io, un portafortuna. Io oggi ho il mio portafortuna in questa mano, guardate un po'. Ma che cosa c'entra? Ma che è una figurina di Ninna e Matti? Aspetta, perché non metta fuoco se ci sei tu. Ok, Ecco qua, questa è la figurina che mi hanno regalato a un firmacopie ed è Federico Chiesa, un calciatore bravissimo, famosissimo. Ma che bellissimo. Cosa c'entra? È il mio nuovo portafortuna. Vabbè, dovete sapere che questo calciatore è la crush. La crush di Ninna, sì, è innamorata di lui. Però innamorata io... persa. Sì, ma io non penso che lui debba tenere in mano un portafortuna. Penso una spada. Ah no, un osso. Vabbè, l'importante è che siamo riusciti a superare questo livello di DOP 4. Guarda un po'. A che livello arriveremo oggi, secondo te? Oggi voglio arrivare almeno a livello 250. Siamo su Draw One Party, il gioco in cui devi fare il disegno per completarlo. Allora, questo mi sembra difficile. Secondo me è così. Era semplicissimo. Devo sottolineare una cosa. Sì? Comunque io faccio finta di niente, ma sono letteralmente furioso con te. Perché? Ti sto odiando in questi giorni. Perché? Ma ti pare che noi iniziamo un video bellissimo di Ninna e Matti's Games, il canale di videogiochi più bello del mondo, e tu fai vedere lui all'inizio del video, la tua crush. Guardate quanto è bello. No, Federico! Federico! Ti odio. Oh. Lo vado a riprendere. Ciao. Ragazzi, io lascio Ninna, ve lo dico, io sono disposto a lasciare Ninna se continua a fare così, perché non mi porta rispetto e soprattutto non ci sono delle sirene su questa macchina della polizia. Meglio aggiungerla. È tornato Federico. Ecco, adesso dammelo che lo ributto, anzi lo taglio. Taglio la figurina, la taglio tutta io. Oh, manca il Chuck qui. Chuck, sì. Si gira. Ok, questi livelli al momento sono semplicissimi. Sì, infatti, solo perché abbiamo il nostro portafortuna qui. Portafortuna, dimmi un po' che cosa dobbiamo fare qua, perché sono un po' in difficoltà. Qua devi certamente fare quella cosa lì. E che cosa? Ma vedi che qua questo mantello è strano. Ma come hai fatto? Non lo so, ho fatto a caso. Dammi a me questo cappello che secondo me... No, ho dei capelli bruttissimi. Allora, ma qui qualcuno ha scollegato il suo... Ma manca un filo a sto caricatore, ma perché? Ma per quale? Perché? Perché era ricco? Chi? Perché? Oh, io questa la so. Oh, facilissimo. Beh, direi che adesso puoi continuare anche un po' tu. Il mio l'ho fatto. Oh, cosa manca qui? La buca. Ah, la buca delle lettere. Ce l'abbiamo fatta. Io in realtà non lo sapevo, fatta a caso. Falsacchiotti, mi raccomando, lasciate un mi piace per nuovi video di Top 4, ma soprattutto contattate Federico Chiesa e ditegli che io lo amo, perché lui non mi risponde su Instagram, però io credo che se voi lo contattate tutti insieme... Non dire un'altra parola. Ovviamente, Ninna, vi volevo dire di iscrivervi al canale, perché Ninna e Matti's Games sta per arrivare finalmente a 100.000 iscritti. Perché il canale Ninna e Matti's Games sta finalmente per arrivare a 100.000 iscritti. Perché non parli? Ah, non puoi parlare perché è colpa mia? Ah, perché ti ho detto di stare muta. Beh, effettivamente non è male, però. Sì, continua, dai, giochiamo. Stai muta per tutto il video perché è proprio bello. Ah, gioia per le mie orecchie. Ok, bravissima, bel disegno. Dai, continua.
Puoi parlare? Secondo voi può parlare? Dai, puoi parlare, puoi parlare. Puoi Stavo parlare. Dicendo che Federico non mi risponde su Instagram. Io gli ho mandato 10 messaggi, però visto che ancora non mi ha risposto, se voi gli scrivete tutti insieme e gli dite fidanzati con Ninna, in realtà lui è già fidanzato, però magari mi scrive. Ok, basta, scusa Matti. Siamo ancora a livello 213 e tu perdi tempo a parlare di queste cose. Piuttosto, perché questo squallo non ha i denti, è bruttissimo, è cringe. Vabbè. Comunque tu parli sempre di Dua Lipa. Una volta che parlo io di Federico, che cosa devo fare qua? Io direi che questo tizio senza una maschera non è che ci veda molto, Ah, ok, scusa. Mamma mia, stiamo andando alla grande. Guarda qua, questo è un satellite satellitare. Tu vorresti andare sulla luna, Ninna? No. Come no? Ho paura. Beh, in realtà io ci vorrei andare, ma ho davvero tanta paura di andare nello spazio. Guarda qua. Sto facendo la pizza. Ecco, questa è una cosa meno pericolosa di andare nello spazio. Ma voi ci andreste nello spazio? Scrivetelo nei commenti. Ma perché questo tizio indossa delle fasce? Oh, guarda che bello zainetto giallo, il mio colore preferito. Vabbè, comunque, cioè, sto facendo tutto io. Sì, intanto, hai Federico. Ragione. Ma intanto qui Akimi la carecimo. Sì, ok, Matti, va bene, ora sei zitto tu però, perché... Okay, lo ammetto, non sono bravissimo. Cosa gli manca? Beh, il probabilmente, casco. Eccolo qua, il bellissimo casco da motociclista. Questo bufalo, questo toro, in genere, ha sempre un anello sul naso, vedi? Se non te l'aspettavi, ammetti. Hai il piercing al naso. Di la verità. Oh, livello 222. Secondo te c'è il 2222? Beh, sicuramente non ci arriveremo noi, perché prima ci lasceremo di arrivare al livello 220. Perché lo so io per quale motivo. Perché sei geloso. Sono geloso, sono gelosissimo. Tu non l'hai capito quanto sono geloso io. E questo è un mappamondo. Cioè, ragazzi, sto facendo un livello al secondo. Sono diventato il re di questo gioco. Basta, faccio io. Livello 225. Stiamo andando alla grandissima. Ma dove sono Willy e Piadina? Perché non compaiono mai nei nostri video? Perché sono in vacanza. Abbiamo lasciato i nostri gattini da mia mamma, perché noi dobbiamo fare tantissimi viaggi in questi giorni. E io mancano. Gli metterei un braccio a quel povero gattino. Ma mi mancano Willy. Come disegni? Ninna, lo devi fare bene. Scommetti che non gli serve il braccio? No, e che fa? Vive con un braccio solo. Guarda! Ma glielo devi fare bene. Questo è fatto bene? Ma no, guarda, ti faccio vedere io. Devi fare così. Ma cos'è? Così. Ah, vedi, te l'avevo detto. Vabbè, l'hai fatto a caso e il gioco te l'ha dato giusto, ma non era così. A lui manca il timone per pilotare la nave. Brum, 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 brum. Sai come fa la macchina? Come fa? Vrum, vrum. E sai come fa la nave? No, come fa la nave? Oddio, non lo so. Glu, glu, glu. Fa glu, glu, glu la nave? Perché? Perché affoga, no? No. E poi si dice affonda, non affonda. Ma che cosa sei impazzita, Ninna? A te ti danno la testa questi calciatori, ti danno proprio... Ah, non lo toccare! Hai dormito questa notte? Sì, tutto a posto? Sì. Ok, è un po' strana, vabbè, lo dobbiamo ammettere. Vabbè, mettiamoli il boccaglio, vedi, lui affoga. Esatto, lui affoga, ma le barche non affogano, cioè ma non che è gli che... Ma serve a lui? Non capisco, che cosa vuole? Una cuffia. Ah, perché in piscina si indossa la cuffia, sì. È vero. Livello 229 ma perché? E sì. Non ha l'armatura. Ma che schifo è, ma non aveva l'armatura sul petto. Aspetta. C'è qualcosa che non va. Gli occhiali? No, non gli mancano gli occhiali. Ci sarà qualche problema all'orologio. No, davvero, Ninna, cioè, è impossibile sto livello. Aspetta un attimo, chiamo il dottore. Chiama il dottore, sì. Perché. No, ma che dottore? Chiama un orologiaio piuttosto. Ah, sì, quello. L'hai chiamato sto dottore? No, perché non mi va la linea. Un attimo. No, davvero. Aspetta, forse gli occhiali. Sì? No. Il dottore mi sta dicendo di. Ok, perfetto. Che ti ha detto? Ah, sì. Praticamente. Mm-hmm. No, vabbè, il dottore mi ha detto che devo prendere delle caramelle per le vitamine. Ok. Però a lui mancano i baffi. Io lo so perché. Aspetta, ma come? Cioè, il dottore ti ha detto che a lui mancano i baffi? No!
questo l'ho capito io perché me l'ha detto Federico. Però praticamente il dottore mi ha detto delle vitamine. Aspetta, ma che cosa? Dop 4 draw one part level 220. Hai guardato il tutorial su YouTube? No. Tu hai guardato il tutorial su YouTube per completare questo livello? No, no, vabbè, guarda, vergognati, Ninna, vergognati. Era difficile, almeno ti ho dato una mano. Vergognati completamente. A questa pecora comunque mancano capelli. Cioè, avete capito che cosa ha fatto? Lei dal suo telefono cellulare ha guardato la soluzione su internet. Vi rendete conto? È ovvio, ma se una cosa è difficile mi faccio aiutare. Guarda, lui meno male che ha il caschetto. Ok, comunque la nostra strada verso il livello 250 è ancora lunga, eh. Guarda un po'. Bello, forte, forzuto come me. Guarda, guarda il muscolo oggi ce l'ho potenziato, eh. Guarda! Che muscolo! Allora, se giuro che se lo rinomino un'altra volta in questo video lo continui da sola, me ne vado via. Aiutami un attimo qua. Cioè, nemmeno il tempo di aiutarti che già l'hai completato questo livello. Era così semplice, allora. E c'è un fischietto senza buco. Sì, sì, mi manca il buco. Povero fischietto senza buco. Tu sai fischiare? Ninna non sa fischiare. Ninna non sa fischiare. No. Prova. Ma dai, ma hai 20 anni e non sai fischiare, ma ti rendi conto? Io non lo so fare. Ok, allora. Senti, io. La lingua. Gli manca la lingua? No. Cosa gli manca? Questo, la piuma. Ma perché ha la bocca così grande? Non lo so, ora gli metto un cornetto. Cornettino. Ah, lo schiaccianoci, lui è lo schiaccianoci. Noi non avevamo capito che era lo schiaccianoci. Però io l'ho indovinato. No, aspetta, guarda che cocottino un pochino. Ho dato il gattino. Ecco, l'hai coperto perché tu sei odiata dai gatti. Esatto, non sì. Non è vero. I gatti ti odiano a te. Willy e Piadina vogliono molto più bene a me che a te. Non è vero. Sì. Sei una bugiarda, no, Willy vuole più bene a me. No, Willy no, vuole molto più bene a me. Bene, sì, vedremo quando tornerà dalla sua mamma. Dalla sua mamma? Io gli do sempre il cibo. E io gli do sempre i giocattoli. Hai capito proprio bene. Vuole più bene a me. Vuole più bene a me. Sì, ok, vabbè. Qua bisogna collegare i cavi. No, forse devo mettere il vetro. Sì, ovvio, ma è una cosa semplice. Il vetro della sala gioco. Wow. E cosa manca qui? Ma io lo so. Manca una lancia. Mica un orologio. Ah. Le. Come si chiamano queste? Io ce l'ho. Le bussole. Ah, bussole. I chilometri, ragazzi, vi presento i chilometri di Ninna. Me l'ha detto Federico. Adesso prendete tutti questo pezzo di video e non lo so, fateci un Me l'ha detto Federico. Un video su Instagram. Federico. Federico non è capace a parlare italiano, digli che deve fare qualche lezione al posto di giocare a calcio. Sì, vabbè. Ok, allora pallina. La perla. La sto facendo la perla. Ah, la devo fare molto la più perla. Grande. Molto più grande. Io so cos'è. Ah, così. Sì. Indovinato. Mancano 6 livelli. Marina, cercami i chilometri. Guarda. Guarda che sono arrabbiata, sei zitto. I chilometri. I chilometri. Oh mamma mia, questo cosa signore. Cosa gli manca a questo? Il corpo. No, forse i suoi baffi sono troppo corti. Li deve avere un po' più lunghi. No, forse la barba. Oddio, ma è difficile. Oh, questo lo ammetto, non lo so nemmeno io. Aspetta, allora. Forse un cappello? Forse ha bisogno di un cappello. Oh, vedi, è tipo un mimo. Vabbè, ok, perfetto. Livello 246. Lo scivolo. Scivolone. Woo! Che carino. Hai visto che cappello aveva? Era identico a questo. No, non l'ho notato. Sì, era. Oh, mi è caduto. Vabbè, non fa niente. Cioè, te lo giuro, era proprio uguale. Povero pinguino. No, Matti, aiutami. Secondo me gli manca la pancia. Ah, no, non gli manca. Ah, cioè, tu dovevi fare lo scarabocchio per completare questo livello. Cioè, ho fatto un cerchio e non me l'ha dato. Vabbè, non voglio. Vabbè. Devi vincere la partita. Beh, è ovvio, io le vinco sempre tutte. Contro di me, nemmeno una volta. Vabbè, non è vero. Comunque, qua gli ho aggiunto l'occhio. 250. Ma sono già arrivati. Beh, ma andremo avanti, ovviamente. Dobbiamo arrivare al 300, Sì, andiamo. Livello 300, secondo voi ce la faremo? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Guarda, vado velocissima. Mamma mia, vado Ninna. Vado velocissima. Ninna on fire. Dall'altra parte. Il piccone di Minecraft. Che ne so, ma poi scusami, con il piccone non si piccona la terra, si picconano le pietre su Minecraft. Infatti. Ah, chiodi. Sì, guarda. Lo sapevo. Come facevi a sapere una cosa perché del genere? Perché lui è un merlo indiano. Un merlo indiano? Ma davvero così si chiama o mi stai prendendo in giro? Di
sta prendendo in giro. Ok, sembravi un'esperta di merlindiani, devo essere sincero. No. Qua mancava un vasetto, qua, guarda, troppo facile per me. Sei una campionessa di trekking. Trekking. No, Tetris, il trekking è un'altra cosa, Nina. Sì, la chiave. Il cartello. Cartello salta sul letto? Sì. Ma io non ho mai visto in un albergo il cartello salta sul letto. Come sinceramente. No, mai, giuro. Che non l'ho mai visto. Dai, Mati, è il secondo che mi ruppa. Ho capito, ma non ti si vede nemmeno la faccia. Federico, il cappello. Andiamo. No, non te ne andare, dai, non lasciarmi da solo. Uffa, vabbè, lo completerò io. Facciamo così. No. Cosa gli manca? Ah, a lui. Cioè, Nina, te ne sei andata proprio nel momento più difficile, sinceramente. Dai, ma sei arrivata con un altro cappello. Basta, però. Mi dai una mano? Che cosa devo fare? Ah, ma è già completato questo livello. No, vabbè, non ci posso credere. È stupido. Ma non l'avevo visto che era già completato. Ma sei una falsacchiotta tremenda, Einstein. Che vuoi? Sì, hai il naso rotto? No, hai la lingua? Ah, la lingua? Sì, la lingua. Oh, Cupido, gli manca la freccia per far innamorare me di Federico Chiesa. Oppure, anzi, di Federico Chiesa di me, perché io sono già innamorata. Silenzio. Aiutami a completare questo livello al posto di parlare. Manca una casa. Ok, non l'avevo capito. Devo ammetterlo, sei brava a questo gioco. E questo pesce ha bisogno di pesciarsi. Sì, ecco, proprio così. Di cosa? Pesciarsi. Un pesce senza pesce si deve pesciare per diventare un pesce. Eccolo! Un pretzel, che buono, pretzel caritella. Oh, no, non respira. Mamma mia, l'ho salvato in tempo, stava Vedi, per affogare. Prima c'era la navicella, quella lì, e ora c'è l'astronauta. Hai ragione. Questo che cos'è, scusa? E questo è un uovo di massima rarità e pregiosità. È un uovo reale. È un uovo reale della regina Elisabetta. Oh, questa è una rosa. Aspetta. Tu credevi fosse così il fiore? No, sinceramente no. Nemmeno io. Oh mamma. Manca... Falla bene. L'ho fatta. Ma ti pare che tu sei capace di fare le cose impossibili e poi non sai disegnare un pezzo di ruota panoramica? Senti. Oh, questo è un altro corvo del merlino. Come si chiamava? Ah no, ora è diventato ricco. Sì, è un merlo ricchissimo. Ma aspetta un secondo. Sì. I soldi crescono davvero sugli alberi? Sì. E allora che cosa stiamo aspettando? Andiamo a piantare degli alberi, no? Vai, inizia a piantare degli alberi da cui cresceranno dei soldi. Sono un genio. Ok, andiamo avanti. Cocomero, devi fare un... Cucumber. Un cerchio. Ah, no, è così, è un mezzo cocomero, un semi-cocomero. Sì. Oh, qua serve qui. Mazzo di chiavi. Oh la la. Ok, che siamo al 2,73, signorita, buonasera. Ma quanto è facile, ma quanto è... Ma che cosa stai facendo? Le stai collegando? Ma io che ne so. Allora, praticamente i lupi hanno fame e vogliono mangiare le pecore. Però le pecore forse sono chiuse in un recinto. No, Matti. Questo disegno inizia ad essere un po' complicato. Eccolo! Ho capito, ok. Che cos'è J più N? Non è M più N, Matti più Ninna? No, sarà Federico Chiesa. Più Ninna, ovvio. Come avevo fatto a non pensarci? Wow, mi hai stupito questa volta. Che cosa devo fare qua? Il cuore. No, è per forza il cuore, dai. Sì, mamma mia. Sì. Ti ho detto che tu sei capace solo a fare i disegni difficili e non quelli facili. Beh, io direi che 276 come livello può anche bastare. Che ne direi dici? Anche io di sì, anche perché la prossima volta arriveremo a 5000. Esatto, e soprattutto in questo momento sono comparsi dei video che sicuramente non avete visto, quindi noi ci vediamo in quel video. Ciao. Cliccatelo, ciao.